Buonasera a tutti ed eccoci con una nuova puntata di Voglio di Parlare. Questa sera abbiamo con noi un artista, abbiamo Felice Privitera. Buonasera Felice. Buonasera a tutti. Con Felice Privitera lo abbiamo portato qui in televisione perché è uno dei tanti caltagironesi che ha fatto un lungo viaggio, ha fatto il Cammino di Santiago. Così almeno era il tema. Sì. Allora, e parleremo proprio di questo cammino, perché i caltagironesi sono legati a Santiago de Compostela e ora lui ci spiegherà. Questo percorso si fa per voto o perché uno vuole andare a fare una girata? Allora, questo percorso nasce nel Medioevo come cammino, come pellegrinaggio spirituale. Adesso, dopo, negli ultimi decenni del XX secolo, è tornato in voga grazie a Papa Giovanni Paolo II, però adesso è dal 93 riconosciuto dall'UNESCO come un cammino culturale europeo, quindi è diventato più una meta sia turistica che un pellegrinaggio spirituale. Ma da dove nasce la voglia di andare a fare un percorso del genere? C'è un'ispirazione oppure... La voglia nasce, per quanto mi riguarda, avevo intenzione di visitare la Spagna nello scorso autunno, quindi mi stavo guardando un pochino intorno per vedere se fare un'esperienza di qualche mese lavorativa oppure andare a fare un viaggio e quindi esplorare un pochino la Spagna. Però mentre mi trovavo in viaggio ad Oslo, ho conosciuto in un ostello un signor americano di origine calabrese e durante la colazione abbiamo parlato del Cammino di Santiago perché lui aveva appunto da poco finito il suo quarto cammino e si trovava lì in Norvegia, appunto perché era stato ospitato da una coppia norvegese che aveva incontrato sul cammino. E quindi diciamo che il suo racconto e la sua esperienza mi hanno portato a scegliere il cammino come percorso per esplorare la Spagna e per tornare un pochino più a contatto con la natura e abbandonare la frenesia della vita quotidiana. Perché Caltagirone è legata a Santiago de Compostela? Caltagirone sì, è parecchio legata a Santiago de Compostela, appunto perché Santiago è il nostro patrono che viene festeggiato il 25 luglio ed Santiago. È appunto Santiago in spagnolo, San Giacomo in italiano, sì. È appunto San Giacomo l'apostolo, San Giacomo il maggiore. Quindi questo è uno dei motivi per cui i caltagironesi sono legati a Santiago de Compostela e al cammino. Senti, per fare questa tappa, allora intanto vediamo Caltagirone, perché Caltagirone è legata, perché c'è San Giacomo che è il patrono di Caltagirone, ma esistono delle congregazioni, delle associazioni, qualcosa di Caltagirone che continuamente fa viaggi a Santiago o no? Sì, esiste in Italia la congregazione di San Giacomo e appunto che è l'unica fra le altre cose oppure che è l'unica in Italia e appunto noi abbiamo una degna rappresentanza qui a Caltagirone, dove appunto è possibile chi avesse intenzione di partire per il Cammino di Santiago richiedere la credenziale presso questa associazione, dove appunto io ho richiesto e la maggior parte appunto degli italiani incontrati sul cammino richiedono. Chi è? Qualcuno che conosciamo? Il presidente? Io personalmente sì, ho parlato con il presidente Massimo Porta per quanto riguarda la credenziale e prima di partire per avere qualche chiarimento più pratico sul cammino ho avuto una lunga discussione con Vito Cafiso. E poi mi dice c'era anche Antonio Navanzino, Antonio sì. Navanzino che fa parte di questa associazione. Sì, fa parte della congregazione. Sì. Senti, se uno vuole partire per fare questo percorso, uno si chiede, ma per visitare la Spagna? Non era più facile andare in aereo, andavi lì, te la visitavi, e anziché fare un percorso a piedi, perché da dove si parte per andare lì? Allora, quello che ho fatto io è il cammino francese e parte da Saint-Jean-Pied-de-Port, ai piedi dei Pirenei,
Per raggiungere Santiago c'è la distanza di quasi 800 km. 800 km. Quindi questo è il percorso che la maggior parte dei pellegrini affronta. Però poi ci sono diversi pellegrinaggi e cammini che sono diversi, come il Cammino del Nord, il Cammino Portoghese, ce ne sono diversi. Senti, quanti giorni hai impiegato? Di giorni di effettivo cammino sono stati 29, però praticamente sono stati poco più di un mese, perché è giusto un pellegrinaggio a piedi, appunto, godersi il cammino, non far sì che non diventi un cammino, una competizione. Sì, quindi poco più di un mese, perché appunto serve il tempo per visitare comunque le grandi città e farsi raccontare comunque le storie da persone che vivono sul cammino. Quindi se durante il cammino si incontrano persone speciali, è giusto che ci si fermi e si stia ad ascoltare le parole di queste grandi persone. Ci sono delle tappe già programmate, dei posti in cui voi vi dovete fermare per poter mangiare, dormire o altro, oppure ognuno fa di testa sua? Diciamo che il percorso, una volta arrivati alla tappa di partenza, San Gian Piede Por, bisogna andare all'ufficio del pellegrino, dove viene rilasciata la credenziale qualora non si avesse, e danno anche l'elenco di tutti i paesi, città, villaggi che si incontrano lungo il cammino, con la relativa distanza l'uno dall'altro. Quindi loro danno un percorso di all'incirca 34 giorni, però poi sta ogni persona a decidere quante tappe effettivamente fare, quanti chilometri fare al giorno. Se uno, uno che fa, si deve portare uno zaino, si deve già equipaggiare abbondantemente, cioè non è che solo che cammini tu, ma cammina no. Anche lo zaino. Perché bisogna attrezzarsi, sì, appunto, di uno zaino da trekking. Il consiglio che danno loro è quello di che il peso dello zaino non superi il 10% fino a un massimo di 15-20% del nostro peso. Quindi è effettivamente relativamente poco quello che possiamo portarci dietro, anche perché ogni singolo chilo, portandolo per pochi chilometri non si sente, però dopo una lunga giornata, dopo 25 chilometri, il peso di ogni singolo chilo si sente sulle spalle. Poi vi portate pane e acqua durante la giornata, oppure trovate qualche posto dove potervi rifocillare? Ad esempio, partite la mattina, a mezzogiorno vi fermate, cioè, con un posto dove andate a mangiare, oppure vi portate pane e bevete? No, si può decidere di portare del cibo in modo tale che uno può fermarsi a prescindere dall'incontro di qualche città o villaggio, oppure si può decidere in base la mattina prima di partire per in cammino, guardando appunto i paesi che si incontreranno lungo il tragitto, si può decidere: faccio la prima tappa dopo 15 km, mi fermo lì un'ora e poi posso decidere di continuare, oppure fermarsi nelle famose aree di descanso, che solitamente si trovano a 1-2 km prima delle città o dei villaggi, e quindi se uno si è attrezzato è possibile fermarsi in mezzo alla natura e fare lì una pausa. E per i bisogni corporali come fate? Bisogna, sì, fermarsi appunto nelle città, nei villaggi, oppure nella natura. Anche per farsi una doccia, per farsi... La sera, sì, c'è la possibilità in albergo e negli alberghi comunque di usufruire di tutti i servizi, c'è possibilità di avere... Perché praticamente poi la mattina partite, il mezzogiorno avete mangiato alla meno peggio, e la sera poi andate a dormire in albergo. E la sera sì, ci si ritrova tutti con gli altri pellegrini negli alberghi. Quando sei partito tu da Caltagirone eri solo o con altri? Sì, io sono partito da solo da Caltagirone. E lì via via che vi incamminate ci sono altre, cioè fate coppia o gruppo con altri pellegrini, oppure ognuno cammina per conto proprio? No, diciamo che il cammino ci sono momenti in cui si preferisce camminare da soli, come ad esempio per le Mesetas,
che è il tratto che va da Burgos a León, un'area desertica dove si cammina per 5 giorni, e lì molto spesso i pellegrini decidono di camminare da soli perché, per appunto riflettere sulla loro vita e stare più tempo a pensare. Però la maggior parte del cammino si fa assieme ad altri pellegrini. Io ad esempio sono partito da solo e sono arrivato a Barcellona, da lì mi sono spostato in autobus verso San Gianpiedepor, e alla prima fermata a Pamplona ho già incontrato diversi pellegrini, quindi abbiamo scambiato qualche parola e poi ci siamo ritrovati a San Gianpiedepor nello stesso albergo. Ah, se uno non ce la fa durante il percorso, c'è la possibilità di poter proseguire anche in autobus? Sì, c'è la possibilità di, non da tutti, diciamo dalle città un po' più grandi è possibile appunto prendere l'autobus, oppure se si decide di camminare solamente senza il peso dello zaino è possibile far pagare dei tassisti che fanno appunto, offrono questo servizio di trasportare lo zaino. Beh, che già toglie un peso abbastanza, un peso, sì, abbastanza forte, certo. Però sembra una bottiglietta d'acqua, bisogna portarsi. Sì, la bottiglietta, la borraccia bisogna portarla sempre dietro, comunque non mancano le fontane dove prendere dell'acqua. 800 km, quanti paia di scarpe hai consumato? No, consumato forse un paio di scarpe solamente, perché avevo già un paio di scarpe da trekking che avevo utilizzato e avevo deciso di portare appunto per lasciarle sul cammino. Infatti dopo Burgos ho lasciato le mie scarpe su una colonnina di pietra come segno del mio passaggio sul cammino. Ah, ho capito, per cui qual è il momento dove uno si affatica di più? All'inizio o alla fine? Ma forse i primi 3 giorni, diciamo che sono i più difficili da affrontare, anche perché la prima tappa già ci mette di fronte a 27 km in salita con un dislivello di all'incirca 1200 metri. Quindi già dopo il primo giorno, negli occhi di tutti i pellegrini è possibile notare la stanchezza, la fatica. Però sono solamente i primi 3 giorni, dopodiché il valore di quello che troviamo lungo il cammino vale la pena della stanchezza che si prova. C'è qui un libretto con tanti timbri, uno diverso dall'altro. Che cos'è questo? Allora, questa è la credenziale del pellegrino, che appunto serve ad attestare i chilometri percorsi e le tappe che si sono effettuate lungo il cammino di Santiago, e la maggior parte dei timbri sono degli alberghi dove si alloggia la sera. Ed è possibile ottenere anche alcuni timbri per dentro le chiese, oppure durante il cammino stesso ci sono dei posti, come ad esempio la casa de los Dioses, dove David Vidal ha deciso di vivere senza né luce né acqua corrente, e dare ospitalità e qualcosa da mangiare al pellegrino. Quindi ognuno sul cammino ha il suo timbro. Senza luce significa che non ci va a pagare le accise allo Stato italiano. Esatto. Perché la luce costa 7 centesimi e poi ci viene a costare 38 centesimi a noi italiani. Senti, ma qualche episodio o di qualcuno che hai trovato lungo il percorso? Allora, qualcosa di strano, qualcosa di simpatico? Allora, una persona che ho, un pellegrino che ho incontrato lungo il cammino e che comunque ho deciso di raccontare nel mio percorso fotografico è stato Marcus Salguerio, è un ex militare tedesco che è partito con il suo cane di 13 anni, un Siberian Husky, da Francoforte. Quindi ha fatto la bellezza di 2415 km per arrivare sino a Santiago e poi nella sua nuova casa dove si è trasferito con il suo cane in Portogallo. E la sua storia mi ha toccato particolarmente perché lui ha deciso di partire appunto col suo cane, un cane di 13 anni, e tutte le persone avevano comunque sconsigliato a lui di viaggiare, di fare un percorso così lungo a piedi, soprattutto con un cane vecchio. Ma infatti. Invece il cane ha,
ha fatto il cammino, forse aveva anche più energie di lui. Io ho trascorso sì 4-5 giorni in cammino e posso dire veramente che ho incontrato una persona straordinaria. Lui appunto andrà a scrivere del suo cammino di Santiago in Portogallo e appunto il libro sarà dal titolo Io e Noa verso fino alla fine del mondo, che la fine del mondo nei tempi antichi era appunto era Finisterre, diciamo, dalla Spagna non si sapeva cosa ci fosse oltre. Certo, certo. Senti, invece hai detto prima delle fotografie, dunque il percorso per cui non solo ti dovevi portare la bottiglietta dell'acqua ma anche la macchina fotografica, sì, per far fotografare le cose più originali che hai trovato nel percorso. E qualche altro episodio, qualche altro posto che ti ricorda qualcosa? Sempre la stessa sera in cui ho incontrato Marco Salguero, ho incontrato uno dei, diciamo, personaggi unici del cammino, che è Marcelino Lobato. E lui ha fatto il suo primo cammino nel 1971 e in quell'anno solamente 26 persone hanno terminato il cammino fino a Santiago. Sì, basti pensare che nel 71 forse era possibile trovare lungo gli 800 km solamente uno o due alberghi, quindi bisognava affidarsi alla fortuna e alla benevolenza dei villaggi dove si arrivava per trovare ospitalità e da mangiare. Ah, certo. E qui poi quando voi arrivate la sera in albergo è tutto gratis oppure dovete pagare per mangiare? Fino a qualche anno fa diciamo che il cammino costava molto meno rispetto a quanto costa adesso, perché appunto, come dicevo prima, è diventato meno pellegrinaggio e più un percorso turistico. Quindi gli spagnoli hanno deciso in qualche modo di specularci e negli ultimi 3 anni sono appunto sì, aumentati di parecchio i prezzi. Basti pensare che sì, fino a 3 anni fa gli alberghi molti erano donativi, quindi si decideva di lasciare un'offerta e anche nei ristoranti il menù del pellegrino veniva a costare 5 euro. Mentre adesso si possono incontrare sul percorso 6-7 alberghi donativi dove è possibile appunto lasciare un'offerta, e mentre gli altri sono a partire dai 5 euro fino ai 10-12 euro in base ai comfort che ci sono. In che cosa consiste il pasto del pellegrino? Il passaggio del pellegrino? No, il pasto, la cena. Ah. E che cosa vi danno con 5 o 10 euro, 6 o 8? Quelli che Ma si... il pasto consiste in... È un menù fisso che vi danno? Solitamente sì, ci sono diverse scelte che possono essere, comunque sono sempre un primo, un secondo, pane, vino e qualcuno anche il dolce. Però solitamente per noi italiani che siamo abituati al mangiare bene è possibile scegliere tra pasta o meglio preferire qualcosa come di più tipico come paella oppure un risotto alla marinara. Comunque è chiaro che per 10 euro la qualità del cibo non è il massimo, quindi quello che consiglio a coloro che vogliono fare il cammino è quello di fare la spesa in gruppo negli alberghi e cucinarsi, che è quello che costa comunque meno. E si può cucinare negli alberghi lì? Molti alberghi dispongono della cucina, quindi sì, con 3 euro a persona è possibile mangiare bene e si sta in compagnia. Hai trovato compagni con cui hai fatto questo percorso ed è nata un'amicizia che ancora oggi vi telefonate, vi frequentate, insomma cercate di frequentarvi o no? Sì, nel cammino è chiaro che tutte le persone che si incontrano restano, per quanto mi riguarda, amici per la vita, perché è chiaro che non sono i soliti amici, anche perché la convivenza quasi 24 ore al giorno è chiaro che va a fortificare il rapporto. Io sul cammino ho incontrato tantissime persone che siamo rimasti amici, siamo ancora in contatto. Io ho iniziato il cammino i primi 3 giorni con un gruppo di coreani,
Poi il terzo giorno a Zubiri ci siamo incontrati un gruppo di italiani, io ero l'unico siciliano, tanti ragazzi sardi, tanti pugliesi, qualcuno del nord Italia, e abbiamo percorso una settimana insieme e poi comunque con alcuni abbiamo terminato anche il cammino insieme fino a Santiago. Prima tu parlavi che un po' da tutto il mondo vengono a fare questo percorso, questo cammino, e in che lingua vi capite tutti? La lingua, cioè, ci sarà una lingua generale? Diciamo che sì, sul cammino si parlano un po' tutte le lingue, però la lingua che appunto mette in comune è appunto l'inglese. Quindi non sapendo l'inglese, diciamo, si può parlare con, anche perché sono tanti gli italiani e spagnoli, sudamericani che fanno il cammino, però è chiaro che la lingua che è in comune è l'inglese. Non conoscendo l'inglese, diciamo, uno resta un po' fuori da tutti i discorsi che vengono fatti durante tutta la giornata. Sì, anche perché buona parte dei pellegrini sono coreani, o australiani, americani, canadesi, quindi è chiaro che se si vuole interagire con tutte le persone, anche un minimo, un po' più del livello scolastico, è bene conoscere l'inglese. Ma tutti vanno lì perché hanno fatto un voto? Tutti chi lo fa come pellegrinaggio spirituale, sì, però adesso è più un percorso culturale europeo che pellegrinaggio. Lo fanno... perché nasce sì come pellegrinaggio, però adesso è più culturale come percorso. Che, quanti soldi ci vorranno per fare un percorso del genere? Ma solo per il cammino, non considerando i transfer con l'aereo, io penso che con all'incirca un 500-600 euro sono sufficienti per affrontare un mese di cammino. E si arriva lì. E per tornare... E per tornare bisogna, sì, il costo dei biglietti aerei. Ah, capito. Tra biglietti aerei, diciamo, se uno parte da qui... Con meno di 1000 euro comunque si riesce da Caltagirone, con meno di 1000 euro tu ce la fai riesce a farsi. Andare lì e tornare pure. Sì. Perché da qui all'inizio del cammino si è andato in aereo, immagino. Io ho fatto Catania-Barcellona e poi da Barcellona mi sono spostato in autobus fino a San Giampiero de Corvo. Ah, in autobus. Però chi parte dal nord Italia è possibile fare scalo all'aeroporto di Lourdes e poi proseguire in autobus o taxi verso San Giampiero de Corvo. Pensi di rifarlo questo percorso o ti è bastato? No, io penso di ritornare a Santiago anche perché non ho avuto l'opportunità di arrivare fino a Finisterre, perché stavo lì solamente 3 giorni e quindi la mia intenzione è quella di ritornare a Santiago e percorrere a piedi fino a Finisterre, Muxia, e non lo so, nella vita sì, penso comunque mi capiterà di rifarlo, non nei prossimi anni, ma sicuramente nel corso della mia vita mi capiterà di nuovo di tornare a Santiago e fare qualche altro cammino. Se uno si sentisse male durante il percorso, può succedere, dico, sicuramente non sarà successo durante questo cammino che hai fatto tu, questo viaggio che hai fatto tu, ma se uno si sentisse male c'è qualcuno che vi segue con ambulanza, con qualcosa o no? No, quello no, però è possibile contattare il 118 spagnolo, è possibile contattarlo. O comunque contattare se non si tratta appunto di una cosa grave, contattare un taxi, che ce ne sono diversi che offrono questo servizio, e quindi farsi portare nel centro ospedaliero più vicino, senza problemi. No, capito, per cui c'è anche la possibilità di essere aiutato, sì, nel caso uno si sentisse male. E, dicevi che tu ci ritornerai, ma il presidente Massimo Porta, pensi che c'è stato lì? Sì, io penso sicuramente che lui è stato lì a Santiago. Ah sì, Sì. Altrimenti dice come fare il presidente. Senti, questa associazione, questa congregazione qui a Caltagirone, da quanti anni è che c'è? Ma che come sappia? Che io sappia, sinceramente, penso almeno una trentina d'anni. Non vorrei sbagliarmi e dare dati errati. Questo libretto è un souvenir per te o serve a qualcosa ancora? No, questo è servito appunto per ottenere la Compostela, che per ottenere la Compostela non... Che cos'è la Compostela? La Compostela è appunto il riconoscimento dei chilometri percorsi una volta arrivati a Santiago. Ah,
Ma mi diceva una volta che vi davano una conchiglia. No, prima nel Medioevo, diciamo, il simbolo che attestava che si era percorso il cammino di Santiago era appunto le conchiglie che venivano raccolte a Finisterre. Quindi la conchiglia da quella appunto è diventata un simbolo per il cammino di Santiago. Mentre ora? Niente. Mentre adesso le conchiglie resta un simbolo del cammino, dove è possibile ottenere la conchiglia già a San Gian Pied de Port, comprarle, attaccarle allo zaino, e quindi quello attesta, si capisce che uno è un pellegrino appunto dalla conchiglia sullo zaino. Ho capito. Altro, qualcos'altro che vuoi aggiungere di questo viaggio che hai fatto? Quante fotografie hai scattato? Ma all'incirca 1500 foto. Porca miseria. Ma e non sono tante. non sono tante, anche perché il primo giorno ho scattato un centinaio di foto, anche perché i paesaggi meritavano molto, salendo i Pirenei. Man mano che si saliva i paesaggi diventavano sempre più emozionanti. Ma per sviluppare 1500 foto è diventato... Forse sì, 20 anni fa con l'analogico sarebbe costato tanto. Adesso col digitale uno scatta, però da un lato sì, è sbagliato scattare così tanto, però ci sono tantissime cose belle che uno vuole ricordare, che oltre al ricordo personale uno vuole condividere con le altre persone, e quindi c'è il bisogno di fotografare tanto. Ho capito, ci fermiamo un attimino per uno stacchetto pubblicitario e ci rivediamo subito dopo. Pubblicità. Bene, eccoci nuovamente in diretta, sempre dai nostri studi di Caltagirone, in compagnia di Felice Privitera, il camminatore per Santiago de Compostela. Abbiamo parlato di tante cose, abbiamo parlato di questo cammino, di quanto ha impiegato lui, ha detto che ha impiegato un mesetto. Sì, quasi un mese, 29 giorni. 29 giorni, ma 29 giorni di cammino tutto. 29 giorni di effettivo cammino. Di effettivo cammino. Mediamente si cammina dalle 7 alle 9 ore al giorno. 7-9 ore al giorno. Sì. Si parte la mattina. Se non cammini, cioè io che i primi giorni magari tu sarai, i muscoli stessi ti faranno male. I primi giorni, sì, però poi... Poi se non cammini vanno male, se tu non cammini i muscoli. Sì, a me è capitato di camminare anche qualche giorno dopo il cammino, una distanza di circa 10 km, e già dopo qualche giorno che non si cammina, i muscoli devono riprendersi, sì. Riabituarla. Senti, un consiglio che tu puoi dare a qualche tuo compaesano, a qualche tuo amico, per intraprendere questo viaggio, questo cammino per... il cammino di Santiago. Io quello che posso consigliare ovviamente a tutti, non solo ai miei concittadini, comunque è un'esperienza che vi consiglio assolutamente di fare almeno una volta nella vita. Poi per quanto riguarda l'aspetto più tecnico, pratico, per affrontare un cammino è possibile chiedere a chi, tramite chi è già stato appunto, chi ha fatto il cammino, chiedere direttamente in prima persona, oppure chiedere alla confraternita di San Giacomo che è a Caltagirone alcuni consigli su come partire prima del cammino, come prepararsi al cammino. Durante il percorso si incontrano quali città grosse? Le grosse città che si incontrano lungo il cammino, la prima è sicuramente Pamplona, famosa per la Corsa dei Tori, per la festa di San Fermín. E poi Logroño, Burgos, León e infine Santiago. E tu hai comprato qualche souvenir, o tu o anche chi faceva questo percorso, questo viaggio, avete comprato dei souvenir lungo questo percorso? Lungo il percorso no, solitamente si usa, sì, la maggior parte dei pellegrini comprano qualche souvenir a Santiago, perché appunto è ormai Santiago è una metropoli, quindi è ricca di questi posti per dove comprare, acquistare souvenir. Souvenir particolare di Santiago qual è? Ma la maggior parte comprano la conchiglia, adesso anche i magneti da mettere sul frigo. Tanti magneti rappresentano appunto i simboli del cammino, come la freccia, la conchiglia o addirittura anche il piede con i vari cerotti.
Come simbolo del cammino, sì. Come simbolo della fatica che si che certo si certo. Bene, Felice, vuoi aggiungere ancora qualcos'altro per i tuoi amici, per i nostri telespettatori? Sei soddisfatto, sei contento di questo viaggio che hai fatto? Siamo stati presenti anche noi all'inaugurazione della mostra, di una mostra di fotografica che tu hai allestito, che è molto interessante, molto importante da andarla a vedere, che si trova? Si trova in via Acqua Nuova 244 a Caltagirone, di fronte alla scuola dell'Acqua Nuova, ed è visitabile dal martedì fino a domenica 17 gennaio, dalle 18 alle 20. Allora, dalle 18 alle 20 è un orario un po' abbastanza molto comodo, a Caltagirone, via Acqua Nuova 244, 44, sì. Per cui andate lì, l'ingresso è gratuito, non si paga nulla, andate a vedere delle fotografie bellissime, perché solo lui le poteva trasmettere o farvele vedere, in quanto ha fatto questo percorso e a piedi, fra le altre cose. Io vi do una arrivederci alla prossima puntata e vi saluto in compagnia del qui presente Felice Privedera. Buonasera a tutti. Ciao a tutti.